questo che in Venezuela hanno venuto spiegando il compagno presidente Nicolás Maduro del governo bolivariano per proteggere la convivenza e nel modello costituzionale di sovrano di democrazia il protagonismo popolare che costituisce il formidabile legato del comandante eterno Hugo Chavez Frías. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. Contigo aprendí. Diste vida al sueño del libertador. Estamos en un momento complejo para nuestra Latinoamérica, un complejo, un momento de definición, un momento donde no caben medias tintas. O somos o no somos, o estamos o no estamos. No se puede estar un poquito en un lugar y un poquito en el otro. E noi stiamo seguendo con estremo interesse, sperando di riuscire a portare una ventata di novità, una ventata di democrazia simile anche qui, anche in questo nostro continente, dove purtroppo sembra che i poteri più forti siano, ve lo dico, davvero sordi e si stanno attrezzando per far sì che la sovranità compaia nei nostri paesi. Maduro desde mi corazón, Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Sigan paso firme la revolución, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Vorrei citare Lenin. Questo sistema capitalista basato sulla proprietà privata non si fa altro che ridurre gli operai alla miseria, alla schiavitù salariata e alle donne a una doppia schiavitù. E in questo millennio noi aggiungiamo anche a una triste schiavitù per le donne immigrati, per il fatto di essere donne, lavoratrici e immigrati. Un sistema basato sulla violenza che inizia con l'esclusione delle donne dal mondo del lavoro, che costringe alla precarietà, alla disoccupazione, dove i servizi base come sanità, scuola, trasporto sono a rischio di privatizzazione se non lo sono già. I tavoli a lavoro comune, confrontati con testimonianze di compagni e compagni di diverse nazionalità, evidenzia come non esista una contraddizione tra democrazia di base e governo socialista. Tutt'altro, la rivoluzione bolivariana attuale un cambiamento sia dall'alto sia dal basso ed è inserita all'interno di un processo reale, non privo, in quanto processo reale, di contraddizioni e aporie. Come internazionalisti basiamo il nostro sostegno al legittimo governo bolivariano e al suo popolo che resiste all'aggressione degli USA, sull'idea che l'imperialismo statunitense, le politiche neoliberiste e le guerre che conduce per il mondo sono il nemico comune di tutti i popoli che anelano alla propria liberazione e emancipazione. La lotta del Venezuela è la stessa lotta contro un nemico comune che agisce su diversi fronti. I popoli dei paesi aggrediti dalla NATO, i movimenti italiani in lotta contro le basi militari, il MUOS, la TAV e altri, i lavoratori europei che si oppongono alle politiche antipopolari imposte dal neoliberismo, sono differenti fronti che resistono allo stesso nemico. Patria e futuro, con Chávez Maduro, con Chávez Maduro. Simple, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Comandante, te juro, tu pueblo está con Maduro para seguir la... ...del processo bolivariano. Noi abbiamo ribadito che proprio perché è un processo reale, di cambiamento reale, non c'è bisogno di grilli parlanti per fare la critica al processo bolivariano, c'è bisogno di un confronto vero su fatti veri, soprattutto non inventati. Perché quando qualcuno, e qui esprimo una posizione che non è solo la mia, ma condivisa da molte compagne e compagni che conoscono davvero per il processo bolivariano, quando qualcuno si schiera insieme alla MUD in nome di un presunto referendum revocatorio contro il presidente legittimo Nicolás Maduro, che tutti noi amiamo, rispettiamo e riconosciamo, quelli si situano da un altro lato, non è chavismo.
¿Qué les puedo decir? Muy agradecidos en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, muy alentados por esta experiencia. Creemos que hemos incorporado algunos elementos nuevos: la palabra del Europarlamento, la palabra del Parlamento local, los compañeros que han venido de Suiza y que nos han dado su experiencia, sus conocimientos, sus consejos. Es más, el seguimiento a través del correo electrónico y ustedes, sobre todo ustedes, que se han empeñado en que esta actividad tenga éxito y en que esta actividad tenga logros concretos. Muchísimas gracias en nombre de Maduro, de Chávez, en nombre del pueblo venezolano.